1 aprile 1939. Francisco Franco annuncia la fine della guerra civile spagnola. Gli schieramenti internazionali ebbero un ruolo chiave nel protrarsi della guerra, iniziata nel luglio 1936 tra il governo della Repubblica, sostenuta dal Fronte Popolare, e le forze nazionaliste, guidate da una giunta militare. Il Fronte Popolare aveva l'appoggio dell'Unione Sovietica, che mandò consiglieri militari ed equipaggiamenti, pagati però dai repubblicani con l'oro della Banca Centrale di Spagna. La Germania nazista e l'Italia fascista fornirono invece armi e veicoli ai nazionalisti, offrendo anche un credito a lungo termine molto vantaggioso. Regno Unito e Stati Uniti, nonostante fossero paesi democratici, furono partner commerciali della destra. Armi, pneumatici e soprattutto carburante fornito dalla britannica Shell e dall'americana Standard Oil. Ogni vittoria che Franco ottenne nella guerra civile fu seguita da un provvedimento per riaffermare l'autorità dei nazionalisti e l'unità della Spagna. Vietò l'uso della lingua basca, l'uso della lingua catalana, abolì l'autonomia delle due regioni e non fece quasi mai prigionieri, uccidendo tutti coloro che avevano appoggiato apertamente o indirettamente la Repubblica. Francisco Franco rimase capo e dittatore della Spagna, la nomina ufficiale era caudillo, che significa leader, per i 36 anni successivi alla fine della guerra, dal 1 aprile 1939 fino al giorno della sua morte, il 20 novembre 1975. Il principe Juan Carlos, nipote del vecchio re esiliato dai repubblicani, divenne re e capo di Stato, trasformando in pochi anni la Spagna in un paese democratico.